In fondo è anche sua madre, no? Comunque sono fatti vostri. Contenti voi, contenti tutti. Su, beva, signore. Le farà bene. Come si sente? Suo marito sarà qui tra poco. Io vado. A domani, signore. Che rompipalle tremenda. Eugenia, tua madre sta male. Sì, lo so, ho sentito. Dietro la porta in cucina c'è uno straccio, me lo prendi?
Su, mamma, adesso basta. No, grazie, non serve più. Andiamo a letto, dai. Scusi, sa. È soltanto fatto nervoso. È la tua compagna. E si chiama Nicola. E come mai? Non lo so. Anche Emilio, mio marito, avrebbe desiderato un figlio maschio. Ci potete sempre riprovare. Sa come sono fatti gli uomini? Loro dicono sempre che vogliono un figlio maschio. Sì, sì, mamma, devo andare a studiare. Saluta Nicola. Arrivederci. Torni presto, sa? Eugenia ha bisogno di stare insieme a compagna della sua età. Vengo subito, continua tu. Buonasera, dottore. Buonasera. Sono di sopra. Grazie. Oh, Emilio. Via, via. Faccio da sola. Vai via, ti dico. Con calma, eh. Oh, Eugenia. Non dirgli che mi sono sentita male, ti prego. Spegni la luce. Ciao, papà. Ciao, ciao. È tutto bene? Ma che fai, non continui? Eugenia! Finito. Ma bisogna fare la scheda. Ecco. Quella la faccio io, tu vai che è già tardi. Allora va bene, ti posso prendere io domani mattina. Sei ancora qui? E se quello ti interroga domani, in scienze non hai ancora voti. Non ti preoccupare, diaframma, fegato, cistifelle, colon. Ciao! Ciao! Lascia stare, no, non ho fame. Vieni, siediti lo stesso, la fame ti viene. Vuoi qualcosa di caldo? Ma che cos'hai? Non ti senti bene? Vuoi che ti faccia un po' di pastina? Ci metto 5 minuti. No, no. Ma è meglio che non mangi niente. E poi ho la bocca amara. Si vede che ho fumato troppo. Che cos'hai qui? Eh? La cintura. Come se... No, se mangio sto male, lo so. Meglio così. Aspetta. Ma dove vai? Oh no, ho detto che non mi va. Ma che fai, mi imbocchi? Dai. Ci siamo il papà. Niente male. Ma l'hai fatta tu? Ti piace? Ma va. Uno solo, eh?
Lei è l'amica di Eugenia? Sì. Mi ha telefonato. Attenda un attimo, avviso il dottore. Sì. Dottore? Sì. Mi scusi, ora ci sarebbe una signorina. L'appuntamento l'ha fissato sua figlia, me l'ho scordata di avvertirla. Sì, la faccia passare. Prego, si accomodi. Dio a me. Grazie, faccio da sola. Buongiorno. Buongiorno. Si accomodi, si accomodi. Sentiamo di cosa si tratta. Mi fa male qui dentro, soprattutto quando lo tocco. Ah. Io dico che è il giudizio. Il dente del giudizio. Ma brava. E così lei ha già fatto la sua diagnosi. Ecco qua. Ora, se permette, ne faccio una anch'io. Su, apra la bocca. Su, brava. Vediamo. Stia ferma. Ma se no, non è bello toccata. Dunque. Ecco qua. Su, apra bene. Apra. Così. Ferma. Ma se fa così, il dottore non vedrà niente. Ma non si potrebbe fare l'anestesia invece della lotta? Ma lei non ha niente. Perché vuol fare l'anestesia? O mi fa la puntura oppure me ne vado. Faccia un po' come vuole. Ma su, che cosa le costa? Mi faccio la puntura. Lo preferisco. Queste future madri che non sopportano neppure un po' di mal di denti. Davvero? Vorrei proprio vederle quando dovranno mettere al mondo dei figli. Perché? Lei ha molta esperienza nel settore? Su, buona, ora. Prepari pure. No, vada pure. La signorina ci ha promesso di essere buona. Se occorre, la chiamo io. Contenta? Cos'ha, paura? Su, apra la bocca. Apra bene, si rilassi. No, si rigidisca. E le assicuro che non sentirà assolutamente niente. Ferma così. Ecco fatto. Sentito dolore? Un paio di minuti. E tutto è a posto. Non sta bene? Abbassiamo un po', eh? Respiri profondamente. Allentiamo anche un po' la cinta. Su. Si sente meglio adesso? Mi scusi se ho insistito, ma non sopporto il dolore. Non occorre che torni per un controllo, vero? Permesso, dottore? Sì, si accomodi. Sono 3 ore che aspetto, scusi, sa. È vero che come pensionato non ho niente da fare, ma mica sempre. Oggi, per esempio, ho promesso alla mia signora di portarla al cinema. E se non la porto stasera, chi se la sente a questo? Poi c'è il fatto che l'anticamera del dentista fa sempre paura. Sa, io ero ragioniere capo al ministero. E lì le anticamere sono differenti. Qui da voi, dottore, con rispetto parlando, viene sempre un poco di emozione, diciamo così, ecco. Oddio, nel caso mio magari è diverso. Si tratta sempre di quel maledetto ponte. Ma sembrava tutto a posto, invece no. Ieri, mentre mangiavo una cotoletta, trac, e il ponte è crollato. Emilio! Ti lascio i cani.
Io vado verso il fiume. Lassù, lassù è inutile che ci vai, non c'è niente, non si può passare. E se fosse un fiore? Beh, senza dubbio una margherita. È la Sandri. Ma no, quello al massimo è un crisantemo. Se fosse un animale? È l'ultimo tentativo, però. Un animale? Un cerbiatto. Una così non la conosco proprio. Ma come, Eugenia, sei tu? E io, secondo te, sarei un cerbiatto. Brava, Nicola! Anche a me ha fatto sempre pensare a un cerbiatto. Secondo me non capite niente tutte e due. Perché? Tu come ti vedi? Non so. Direi piuttosto una pantera. Una pantera! Il mio coniglietto! Ti piace la torta di mele? La mamma l'ha appena fatta. Papà, lo sai, per noi ho fatto comprare delle paste. Se vuoi puoi mangiarla questa sera, magari, magari ne conserviamo un po' per la tua amica. La preparai. La preparai quando Emilio venne per la prima volta a casa mia, in questa casa. Eravamo appena fidanzati. Lui dice che mi ha sposato per quella torta. Naturalmente lo dice così per scherzare. Quelle piccole cose. Ti ci metti anche tu adesso? Ti piace? Eugenia forse è uscita. È meglio che vada anch'io. No, no. Vieni qua, l'aspettiamo insieme. Vieni a farmi un po' di compagnia. Siediti. Sai fare l'uncinetto? Non sono troppo brava. No? Oh, è semplicissimo, sai, guarda. Prima un punto basso, poi un punto alto. Prova. Tira sul filo, così. Così. Vieni, voglio farti vedere una cosa che ti piacerà molto. Thank you.
quello, vero? Avevo 20 anni. Buono. Su, sali. Accoccia, accoccia. E tu che? Buoni, buoni. Hai avuto mai tu notizie di particolari reazioni alla novocaina? Di che genere? So che a qualcuno può non fare effetto. Però lo sai anche tu, no? In questi casi si ricorre ad altre forme di anestesia. Come mai questo interesse? No, così. Beh, sai, gli anestetici sono sempre un'arma a doppio taglio. Mentre su alcuni soggetti possono provocare un collasso, su altri non fanno effetto, anzi. Ricordo un mio paziente che corre dopo un'infezione. Il mio primo concerto è stato anche l'ultimo. Quella sera stessa incontrai Emilio. Ho paura di strapparlo. Avrei potuto continuare lo stesso, sì, sì. Veramente, Emilio poverino non si sarebbe opposto, ne sono sicura. Sono stata io a non esserne capace. Non so, mi pareva di non occuparmi abbastanza di lui, di trascurarlo. Anche adesso, per esempio, sai? Tutte le volte che mi metto al pianoforte, chissà, mi sembra come se lo tradissi, capisci? Mamma, tu sei sparita e ho fatto un po' di compagnia a tua madre. Mi ha fatto vedere i suoi vestiti. È arrivato papà. Oh, Emilio, il vestito, presto, nell'armadio. E voi cosa fate qui? Svelte, andate via, presto. Ciao, papà. Ciao. Hai preso niente? Buonasera, dottore. Come al solito. Sono anni che va a caccia. Avesse mai preso qualcosa? Mai. Non dovresti stancarti anche la domenica, sai? No, non mi stanco. Oggi in casa, per esempio, era tutto così dolce, tranquillo. Così silenzioso. Nicola mi ha fatto compagnia. Ah, sì? Ma si può sapere che ci fa quella ragazzina in casa nostra, dottor Giorgio? Poverina, è così sola. Suo padre è un diplomatico, sai, è sempre all'estero. Lei vive con una zia. È carina, vero? Mi sembra molto più adulta di Eugenia. Molto più matura e poi è così sensibile. A me è sembrata una ragazza come tutte le altre. Poi sai, a quell'età sono tutte uguali. Forse. Eppure Nicola mi pare che fosse più proprio perché è abituata a stare sempre da sola. Ma non mi sembra che vivere con una zia invece che coi genitori basti per essere più intelligenti e più sensibili degli altri. No, amore, no. No, ti prego. Ma non c'è mai niente che ti vada bene. Ma sei proprio sicura?
Senti, vanno tutte da Francesca stasera. Ci saranno anche gli amici del fratello. Ci andiamo insieme? No, non ne voglio, Eugenia, ti ringrazio. Ce l'hai con me, lo so. Oh, finiscila, che ti salta in mente? Sono quei ragazzi che mi danno fastidio. Sono stupidi. Sono tutti da tanti pieni di arie. E poi non ho voglia di fare la balia a nessuno, credimi. Beh, ci vediamo domani, ciao. Hai sentito? Mariella viene con il suo paracadutista. Ah sì, e se lo porta il paracadute? Meno male. Io non vengo, da fare. La signora ti ha fatto cambiare idea? A me non fa cambiare idea Giulia. Nessuno. Giulia! È che mi sono stancata di queste riunioni di neonati che vogliono fare gli uomini. Sono come bambini che si sporcano addosso e sporcano tutto quello che toccano. Grazie. Il resto lo tu, aspetta. Ciao papà. Ma non potevi dare un colpo di telefono? E i compiti chi me li faceva? Lo sai che ore sono? 10:30. Hai visto? È tornata. Adesso non starai più in pensiero. Come dici? Scusami. Cos'hai? C'è qualcosa che non va? Vengo subito. Apri subito questa porta, su. Eugenia! Guarda che se non apri butto giù la porta, eh! Non è vero! Apri! Apri, ti ho detto! Non ho fatto niente! No! Non è vero niente! Cosa non è vero niente? Cosa non è vero niente? Non è vero niente! Eugenia. Bambina. Come devi vergognarti di tuo padre? Ho detto che era per finta, perché non mi hai creduta. Non farlo più. Me lo prometti che non lo farei più? Ecco, va. Copriti adesso, vieni. È colpa mia, non dovevo. Vieni, su. Ma sento sempre che tutte raccontano queste cose. Io non volevo che pensassero che sono io. Che sciocchina, ma lo sai che anch'io alla tua età per un paio d'anni ho avuto una relazione folle con una signora che non ne sapeva niente. Se no vanno a dire che sono la più cretina, capisci?
Anche per me, sai, era cominciato con una semplice bugia. Soltanto che poi fui costretto a continuare. E perché puoi immaginare i compagni a scuola la mattina? Emilio, dai, dai, raccontaci com'è andata ieri. E io giù a parlare, a inventare, a raccontare. Ma alla fine avevo cominciato a crederci anch'io. Ero persino diventato geloso e mi offendevo. Ah, sì, sì, mi offendevo se qualcuno osava fare qualche insinuazione un po' pesante. E poi? E poi, poi, finalmente, ebbi una donna vera. E fu una grande delusione. Per me non ci saranno delusioni. E poi tutte queste cose non mi piacciono. Voglio restare sempre qui, con te. Tu non mi manderai via, vero? No. Terrai sempre con te. Mio ghetto. Vedrai, vedrai come prenderai volo tu. Appena ti sarai innamorata. Appena avrai trovato un uomo vero. Non questi ragazzini qui che ti girano attorno. Ti dico che non mi importa. L'amore è un'esperienza insostituibile. Io mi ricordo che avevo 22 anni quando ho conosciuto tua madre e venivamo tutte e due. Spegni la luce, ho sonno. Non hai cenato? Ti porto qualcosa? Non ho bisogno di niente, buonanotte. Buonanotte. Dove vai? Sto cercando delle pillole per Eugenia. Cos'ha, mal di testa? No, no, devono essere le mestruazioni. Mal di pancia? Ma no, mi ha spiegato per che sono proprio... È sempre così disordinato in tutto, anche nel mangiare. Figurati che ieri... Ieri l'ho scoperta che stava mangiando del pesce freddo dal frigidaire. Ma ti vengono sempre così a te? Sempre. È come se mi squartassero. Ah, esagerata. Vedrai che passa presto. Beh, non durerà tutta la vita. È solo un'indigestione. Ti ho preparato una buona tisana. Se tu pigliassi finalmente l'abitudine di mangiare soltanto a tavola, tieni, bevila. Che ti aiuta a digerire. Su, cerca di mandarla giù che ti farà bene. Non ho il mal di pancia, lo vuoi capire? Ho quelle cose che hanno le gatte, che ha Nicola, che hanno le cameriere, che hanno tutte. Hai capito di che cosa parlo? Te ne sei dimenticata o non ti è mai successo? È così delicata, sai. E non si riguarda come Emilio, del resto anche lui è un gran goloso. Figurati che una volta, quando era bambina, una volta l'ho trovata che stava succhiando un tubetto di burro di cacao e dopo è stata così male, ma così male, come adesso. E poi dice che non è mal di pancia, ma vuole saperne più di me che sono sua madre. Ma guarda un po'. Capita anche a te di avere più voglia in questi periodi. Voglia di che? Voglia di fare l'amore. Non so come spiegarlo, ma più forte è il dolore e non so, più ci si pensa. Beh, sì, forse sì. Ma tu ci pensi? Qualche volta. Pensi di fare l'amore con qualche ragazzo che ti piace, con uno di cui sei innamorata, o pensi di fare all'amore e basta? E tu? Io prima penso di fare all'amore e poi provo ad immaginare con chi. Ma tu l'hai già fatto. E tu? Sì. Lo conosco? No. È successo quando eravamo ancora a Vienna. Che tipo era? Uno di quelli che non parlano mai. Ma dimmi, lui ti è piaciuto subito? Era bello.
E a te piace fare l'amore? E a chi è che non piace? Vero, Mattia? Ti ricordi quando Mattia è venuto la prima volta da noi? Tutto bagnato. Ecco. Ma non è vero, perché? Come non è vero? L'ha mai portato a spasso lei? Da mangiare? Gliel'ha mai preparato lei da mangiare? Una volta. Ecco, poi da fuori ce l'abbiamo. Sono le 4. Sono le 4. Ma perché non mi avete svegliato? Dov'è la mia giacca? Nell'ingresso. Stai diventando vecchio. Ti addormenti col giornale in mano. Ma sarà così. Certo che sono stanco. Anch'io. La verità è che avremmo tutti bisogno di un po' di riposo. Senti, Eugenia, se mandassimo la mamma in clinica per un po' di tempo, tu che ne dici? Come vuoi tu, papà. Bisognerà pensarci. Vieni, Emilio, vieni a vedere. Questo piano è il mio capolavoro. Camere ampie, acusticamente isolate, in modo che il malato possa avere tutta la sua tranquillità, capisci? Delle volte viene anche a me la voglia di chiudermi in una di queste stanze e riposarmi un po'. Ma chi ne ha più il tempo ormai? Vedi, Emilio, qui Elisa può stare come se fosse a casa sua, anzi meglio, dal momento che può avere dei servizi che ora certamente non ha. Un'infermiera 24 ore su 24, un'alimentazione controllata. Ti piace? Emilio, che c'è? Qualcosa non va? No, no, è che sto attraversando uno strano momento. Non mi interessa più niente, non mi attira più niente. Sarà che sto invecchiando. Ma poi non è vero, che improvvisamente io mi sento giovane, giovanissimo. Per dirti, Eugenia mi sembra mia madre, capisci? No, tornare a casa, non trovare più Elisa,
No, non me la sento. Non me la sento di prendere una responsabilità così grande. Poter essere soli, senza legami, senza vincoli. E che poi ho paura, Emilio, capito? Meglio di me non ti conosce nessuno. Tu drammatizzi sempre tutto, sei il solito pessimista. Non ti preoccupare, sta tranquillo. Vedrai che tutto andrà bene. Porta qui per un po' Elisa e i brutti momenti passeranno anche per te, vedrai. Signora, dove va? Eh? Io vado a trovare la signorina del 141. Ma c'è il telefono, le può telefonare. Ma io ho bisogno di vederla. Lo sa che non può uscire. La prego, solo un minuto, dottore, solo un minuto. La chiami al telefono. Ma io voglio chiami vederla subito. La vedrà più tardi. Ma io non posso aspettare, la prego, dottore. No, non posso, c'è un regolamento. La prego, sia, dottore. Stia tranquilla. Parlami. Perché non parli? Ma parla. A che stai pensando? Cosa pensi? Non so mai a che pensi. E lui? È l'inverno. Gli alberi sono senza foglie. Divento vecchio, vecchio. Com'è triste il giardino d'inverno. E rimane triste. I fiori di plastica non fanno tornare la primavera. No, no, no. Sta male, si vede che è finto. Tirate, bossina, ammazzate che testrosso, sa. Via qua. Che fai con quel cane? Che io ho fatto io? Ma che ha fatto lui? Lascialo stare. Soffio da una paracula, dico. Ma che modo di parlare è questo? C'è la signora. Capirà, un ladro da niente. Certo che se sarei stato un vigile io. Ma sapete che dici? Sei impazzito? Cane, adesso basta, eh? Già. Ma che carino, ecco che ha portato Mattia. Ma non doveva disturbarsi. Ah, signora, mi scusi tanto se la disturbo. Me mi manno il principale a dire che sta bestia rubata. Prego, si accomodi, gradisce una marena? No, grazie, signor. Comunque, volevo dire che sta bestia ha rubato. Ma come? Un cagnino così gentile e carino. E poi è tanto piccolo. E mica tanto. Comunque, sto cagnolino peserà sempre quei 5-6 kg poi. Ma non ha scherzato. Stavo di Gianni, questo, signor. Porta una marena al signore. Grazie. Porta una marena, sì? E comunque, stavo a dire che stamattina sto cane ha rubato un intero rolè di vitella nella borsa della signora Proietti. E il principale ci tiene tanto perché è una cliente buona. E dice pure che non è bello per un esercizio come il nostro, come il suo, insomma, che un cane viene a rubare nella borsa. Ma mio, ma non ripeta sempre quella brutta parola. Una volta. Lui non lo sapeva, non è il corrente. È un cagnetto così vivace, forse voleva giocare. Lei che è giovane dovrebbe capirlo. Ah, signor, se stai mettendo a capire i cani, qua non mangiamo. Comunque stavo a dire questo, che se sto cane è di proprietà, mica bisogna tenerlo così, come un vantaggio. Bisogna piarlo, legarlo in modo cosa? Che... Ma povero Mattia, lui che è abituato alla sua libertà ad andare sempre dove vuole, ma scherza. Beato lui. Ma sua è una vita felice, sa, senza orari, senza costrizioni. E io improvvisamente dovrei mettergli la catena e dovrei dirgli basta, da oggi la tua libertà è finita perché alla gente non piace che nemmeno un cane sia libero, dovrei dirgli così? È quello che deve dire al cane, sa lei, signor. Ah, signor, mi ha detto pure da dirvi che se rincontra un'altra volta sto cane è solo un chiappetta. Che? Eh sì, l'ammazza con un coltello così grosso. Non parli così. Ma lei che giovane, ma lei non si rende conto della mostruosità della cosa. Basta con l'essere sempre alleati solo quando si tratta di togliere la libertà a qualcuno. Anche la libertà di un cane è una cosa importante, sa. Ma certo. Sur mon chien gourmand et tendre, sur ses oreilles dressées, sur sa patte maladroite, j'écris ton nom. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître, pour te nommer liberté. Che? L'immorté? Liberté. Ah, liberté. Libertà. La libertà è una cosa importante, sa, importante poter disporre della propria vita, non avere la catena al collo. Glielo vada a dire lei al suo padrone, glielo spieghi bene, tu che sei giovane. Ma signor, ma io sono un ragazzo di borgata, ma che gli devo spiegare? Io manco ho studiato. Se il principale mi dice di venire qua, io ci vengo. Se mi dice di ammazzare il cane, io ammazzo. E poi la spiegazione è meglio che vi date fra voi altri che siete studiati, io non mi impiccio. Lei deve spiegargli che ogni individuo ha dei diritti. Oh, Emilio. Dai, signor. Che c'è? Ma che succede? Niente, dottore, uno qui a spiegare signora che il cane si era rubato un intero rolè di vitella alla signora Proietti. E io... Ma dico, le sembra questo il modo di... Vabbè, che ne so qual è il modo giusto, dottore. Io a un certo punto... la signora dice pure che donna a spiegare il principale, così quello mi dà pure un cazzotto in bocca. Bastano questi? Bastano, sì, dottore. Grazie, arrivederci, signore. Adesso da bravo ce ne vado, su. Elisa, che succede? Dottore, scusi, questa sì che è una spiegazione che va bene al principale. O segui di nuovo.
ora tutto è passato, passato. Dimmi cosa te ne pare, eh? Ti pare meno freddo? Sono belli questi colori, vero? Ah, ti bello? Piace? E l'hai fatto per me? Oh, scusa. Oh, niente. Lascia, lo rimetto io. Sei in ritardo, sono dove sei? Sono passato a vedere la nuova clinica di Antonelli. E l'ho anche informato della tua salute. Ah, come sei caro. Pensi sempre a tutto, tu. Vedrai, questo inverno finirà presto. Sì. Sì, si mette pure d'accordo con la signorina. Va bene. Domani alle 18, va bene? Sì, d'accordo. Arrivederla. Ci sarebbe ancora il ragionier Barzini, dottore. Lo faccio passare? No, no. Papà, ma che ci fai qui? Non ce la facevo più a guardare dentro la bocca della gente. Così ho buttato all'aria i miei ferri e me ne sono andato. Ah, Nicola, vuoi un passaggio? L'accompagniamo noi, vero papà? Se non ha più paura dei dentisti, non è più venuta. No, grazie, preferisco fare due passi. Ma dai, vieni, così stiamo ancora un po' insieme. Grazie. No, tu davanti. È l'ospite, tocca a lei. Allora, come ti stavo dicendo, beh, la verità è che la Sandra mi ha proprio... Sentite, ragazze. Ma lo sai che cosa io avrei un'idea. Oggi? Mi ascoltate? Perché non ci prendiamo una vacanza e ce ne andiamo a mangiare in un posticino che conosco io? Al mare. Papà, con questo tempo? Ma che ci importa del tempo? Non dobbiamo mica fare il bagno. Il mare è sempre bello. Io veramente non posso. C'è mia zia che mi aspetta. Dai, Eugenio, convincilo tu. Certo, sarebbe divertente. Ma ce la facciamo a finire i compiti per le 6 e andare a trovare Susanna? Ma che importa dei compiti? Beh, allora è meglio lasciar perdere. Un'altra volta, papà, eh? Intanto accompagniamo a casa Nicola. Ecco fatto. Una volta che ero riuscito a liberarmi di quel maledetto studio. Perché maledetto? Non è poi così brutto. Se non ci sei più tornata dalla FIFA. Papà è bravissimo. Taci, con l'anestesia non si sente niente. Nella fiala non c'era niente. Solo acqua distillata. Volevo solo spiegarti che non c'era bisogno di fingere. Che anch'io mi rendo conto... Ma cosa vuoi? Non ti bastava fare l'amore? No. Il cazzo del dottore ha bisogno di discorsi, di spiegazioni. Magari con accompagnamento di musica sentimentale. È meglio che vi lasci soli voi due. Assieme potrete darvi tutte le spiegazioni che vorrete. Può sapere che fai in giro di notte? I bambini dormono tutti a quest'ora. E tu? Ah, io sono un bambino, secondo te. E io? Avanti, se no ti prendi un malanno. Su, torna a letto, fa la brava. Su, vai.
Vai a letto. Chissà quante donne hai. Ma che vuoi che abbia? Vuoi dire che non hai delle amanti? Eugenia, che sono queste parole? La smetti? Certo, non dico che io non abbia avuto delle relazioni, però adesso non più. E poi, anche se volessi, dove lo trovo il tempo? Io, se fossi in te, avrei amanti in tutto il mondo. Ah, sì? In Africa. Ah. In Giappone e anche al Polo Nord. E beh, lì fa un po' freddo, No. Tu andresti a trovare la tua amante eschimese nel suo igloo. Ah. E lì staresti benissimo. Salvo correre il rischio di sciogliere la nostra alcova con il calore della passione. Vedi come stiamo bene noi due soli. Potessimo stare sempre insieme. Non abbiamo bisogno di nessuno. Domani è il mio compleanno. Cosa mi regali? Quello che vuoi. Devi uscire con me. Lo sceglieremo insieme. Beh, io vado a dormire, ho sonno. Uffa, non so cosa mettermi. Ma va, neanche se avessi appuntamento col principe azzurro. Vacci così. Che c'entra? Ma cos'hai? Ti dispiace che non usciamo più insieme? Eravamo d'accordo, no? Lo sai com'è mio padre, non ha mai tempo. Se non ci vado oggi, non ci vado più e addio regalo. Beh, pazienza, usciremo domani. Ciao, Eugenia. Vieni, ho un'idea. Buonasera, dottore. Buonasera. Beh, ma tu? Ciao, papà. E Nicola? Eravamo di vedetta perché avevamo paura di non vederti. Ah, ecco. Ho portato anche lei, così mi aiuta a scegliere. Allora hai deciso cosa vuoi. Vieni. Andiamo. Buongiorno. Buongiorno. Scusi, mi fa vedere quella parrucca in vetrina? Sì, subito. Quale dice, signorina? Quella. In mezzo? Entriamo. Ecco, signorina, le faccio vedere un articolo molto, molto, molto fine. Beh. Guardi, guardi che tessuto, stupendo, sono colore di moda, verde nilo. Vede? Questo è aderentissimo. Carina, ti piace? Non è mica male. Sono molto belle. Oh, guarda questo. Questo è carino. Sono colore di moda, come vi ho detto. Si sono andate a ruba quest'anno. Ma io volevo qualcosa di diverso. Ah, va bene, le faccio vedere qualcos'altro. Grazie. Allora. Ecco. Vuoi vedere? No, ma come fai quei pantaloni? Si vede il segno, no? Guarda, ecco qua, ecco, come possono vedere, sì, l'assortimento è molto vasto. Diversi colori, dal giallo al rosa. Con le piede. Ed ora, una meraviglia, il reggicalzo è tornato di moda, veramente sì, l'ho visto anche su un giornale. C'era una modella con tutto uno spacco sulla gamba e poi gli si vedeva la calza. Sì, però forse è un po' scomodo, perché non è brutto. Ma sotto tanto non prendi questo? E senta, io volevo qualcosa di seta artificiale. Oh, c'è. Guardi intanto questa meraviglia, nero. Carino. Sa, quel tanto di piccante che non basta. E sono sicuro che la signora piacerà. Guardi che la signorina è mia figlia. Oh, scusi. È che papà giovane, complimenti. Ecco, guarda. Hai sentito? No, ma qui non c'è niente che mi convince. Non avrebbe magari un reggicalze nero di pizzo? Sì, questo sì, l'ho messo qua un momento fa. Aspetti un questo momentino che... Eccolo qui, eccolo. Guardi che meraviglia, signorina. Sì, però com'è il tuo? Io lo voglio come il tuo. E chi lo mette più? L'ho preso perché mi divertiva. Ma è roba che piace solo ai vecchi. Oh, si sbaglia, signorina. Sapesse quanti ne vendiamo. Proprio alle ragazze, vanno da morire. Ti piace? Ma scusa, se te lo devi carino provare, ma io dico, ci sarà un camerino, no? Ma sì, certo, se vuole accomodarsi, vi prego, signorina. Ma poi cosa vai a scegliere queste cose? Che guardi questo, ma guardi, è signore, è una cosa molto fine, è tutto pizzo francese. Sì, sì, io non dubito. No, io voglio quello. Beh, ci vediamo a casa, Ma come, ve ne andate già? No, andiamo a averci qualcosa. Ma come, se mi hai fatto venire di corsa perché avevi un appuntamento alle 6? Sì, ma io posso sempre rimandare, su, venite. No, no, ci mancherebbe altro. E poi devo accompagnare Nicola, dobbiamo andare a fare i compiti, ciao. Ciao. Arrivederla, dottore. Buonasera.
arriva a San Pietro sta vettura. Senta, arriva a San Pietro sta vettura. Se non si sfascia prima. Speriamo bene. Con permesso? Sono molto contenta di questo regalo, non ci speravo proprio. Dico davvero, sai. Meno male che sei venuta anche tu, altrimenti mio padre mi comprava un'altra borsa. Non mi regala altro da anni, è diventato un incubo. Me lo sogno anche di notte che mi regala una borsa. Ma lo sai che cosa vuol dire? Pensaci un momentino. Che cosa vuoi che voglia dire? Una borsa è una borsa. Ma che cos'è una borsa? Ma che fai, mi prendi in giro? Dai, che ci si fa con una borsa? Che ne so, ci si mettono dentro delle cose. E una donna? Che cos'è? Una donna? Senta, ma la vuole smettere? Metta giù le mani. Ma che? Non è matta? Ma chi gli ha fatto niente? Lascia perdere. Ma chi lascia perdere? Qui troppo ha stato addosso per strada. È suonata nella testa questa. Andate a studiare piuttosto. Lo spettacolo è finito. E il fattorino non ha visto niente. Ma che doveva vedere? Ma vergognatevi, non sappia di petto la gente per bene. Ferme, Darfred. Le signorine vogliono scendere. Non gradiscono l'ambiente. Adesso ti calmerai. Ma come? Invece di ringraziarmi? Sì, ma tu hai esagerato un po'. In fondo era solo un poveraccio. Bastava guardargli in faccia quel vecchio rimbambito per metterlo a posto, no? Eugenia! Ma dove vai? Eugenia! Sai, Nicola, io non mi ero neanche accorta che fosse passato così tanto tempo. Se non fosse stato per il compleanno di Eugenia. Senti questo disco. Me l'aveva regalato Emilio. Ma com'è bello far l'amore. Sai, mia madre non voleva che l'ascoltassi. Diceva che non stava bene. Vuoi qualcosa, cara? Faccio vedere i tuoi vestiti alle mie amiche. Non ti dispiace, vero? Via! Via, fuori voi! Via! Fuori, ragazzi! Fuori, fuori tutti! Via! Via i maschi, fuori! Purché non... purché stiate attente a non sciuparli, Bello, così abbiamo come mettere lì. No, quello di pizzo è di pizzo antico e si rompe. Che disordine. Non doveva lasciarla fare. È il compleanno di Eugenia, capisci? E poi sono così belli, così giovani. Ma che gusto ci provi? Non ti pare un'idea geniale? Rischiava di essere una delle solite feste noiose. E di tua madre non te ne importa niente? Per lei queste cose hanno un valore importante. Sono tutta la sua vita. Mi sembri il grillo saggio, quello di Pinocchio. Che poi era un gran rompicoglioni, no? Dai, vieni, non fare la stronza. Mi aiuti ad abbottonarmi? Metti questo, è orribile.
Senti che profumo! E adesso un po' di musica adatta. Su, andiamo giù. Andiamo. No, ho un'idea migliore. Ragazze, mia madre e il suo pianoforte. Sì. Ma che dici? Ma cosa c'entro io? Su, signora, venga, la prego. Un giorno che è bravissima. Sì, ma è passato tanto tempo. Dai, mamma, te lo chiedo come regalo per il mio compleanno. Ma non vedi che non vuole? Non potete lasciarla in pace. Va bene, in fondo cosa c'è di male? È la sua festa, eh? Allora andiamo subito giù, dai, andiamo! Su, non fare la musona, vieni anche tu. Non ci va. Mamma, vengo, vengo. Sì, però non vi aspettate troppo da me. Ami la solitudine? Vuoi che ti spenga la luce? Ah, grazie, molto gentile. Ma c'è da bere in questa casa? Ma si beve? Ah, bene, li metta lì. Ma si beve in questa grazie. Casa? Franca! Thank you.
ragazze. Meno male. Non ti sento, viene giù l'acqua. All'inizio sembravano così, e poi invece no. Sono così gentili questi ragazzi. Dammi un bacio, ti dico di sì. E l'amor si comincia così. Ah, Eugenia. Sì? Che cos'è tutto questo disordine? Ogni donna... Avanti, metti a posto, svelta. Senti, papà, lo faccio domani, eh? Eugenia, ti ho pregato di farlo subito. Che male c'è se le preziose reliquie del Museo del Tempo Perduto restano fuori per una notte? Senti, ragazzina, questo tono che tu usi con tua madre non mi piace affatto. Rimetti a posto, sbrigati. Cos'hai da dirmi di così importante? Una decina di giorni di ritardo, vuol dire che una è incinta. Ma che hai capito? Si tratta di una mia amica, non aver paura. Eugenia, dimmi la verità. Avanti, papà. Se si trattasse di me, pensi che sarei qui a parlartene? È solo un parere professionale che voglio. E chi è? Una della classe. Quello che volevo sapere è se esiste qualcosa per troncare subito e posso, senza... Posso sapere come si chiama? Ma che ti importa? E poi si dice il peccato, non il peccatore. Ho letto su un giornale che in America hanno inventato una pillola speciale per... E sono tutte sciocchezze. Perché dopo 10 giorni non c'è più niente da fare. Vuoi dire che l'unica soluzione è abortire? Glielo dirò. Ah, mi dimenticavo. Alle 4 viene Nicola allo studio. Falla passare per prima, sennò ci sta tutto il pomeriggio e addio compiti, ok? Va bene. Norma? Buonasera, disdica tutti gli appuntamenti di oggi. Grazie. Dottore, dottore, si fermi! Per favore, si fermi! L'hanno preso, l'hanno preso! Cos'è successo? Che volete? Lo hanno portato via appena adesso. Chi hanno portato via? È venuto la calappia cani con una corda. Glielo ho detto di lasciarlo stare che era solo. Vabbè, vabbè, ditelo a Eugenia perché io da fare. Lo sai che quelli lì i cani li uccidono, li bruciano. Ma che? Li ammazzano con una pistola. Li bruciano con il gas. Ma va, va. Te l'assicuro, io ci sono stato. Non sai. Ci credo. Buonasera, dottore. Buonasera. Dottore, sono in ritardo? Ma l'infermiera non l'ha avvisata. Ma io sto male da 3 giorni, dottore. Sto malissimo. Sì, mi deve ma... proprio fare subito qualche cosa. Non ce la faccio più. Mi dispiace, ma sto andando via, guarda. Ma è questione di un minuto e poi abito lontano. Sentere, non posso andare su e giù così. Chiami e domani, proprio l'appuntamento con l'infermiera. Ma sì. Mi faccia entrare. Sì? Ah, Eugenia, sei tu. Che succede? E che ci posso fare? Io va al canile municipale. Ma come non te lo vogliono dare?
Amore, mi hai un sacco da fare qui. Dimostragli che il cane è tuo e vedrai se te lo danno. Ma certo, si tratta di dare la mancia a qualcuno, vedrai che tutto si aggiusta. Come con Nicola? Ma non mi hai detto che veniva qui in studio? Non doveva venire qui da me? Sta a sentire, io adesso vedo con Norma di arrangiare i miei appuntamenti. Voi aspettatemi, diciamo, tra mezz'ora. Ci vuole certificato di sanità, le vaccinazioni, c'è murro e andrà. Non si preoccupi, il cane è sanissimo. Comunque faremo rifare tutto così avrà il certificato. Grazie, lo faccio perché lei, dottore. Vieni. Beh, da te che c'è che devo bene. Eugenia mi ha detto tutto, è vero. Cosa le ha detto Eugenia? Che sei incinta. Se sono solo 10 giorni c'è speranza, sai. Mi dispiace deluderla, dottore, ma per quanto mi riguarda Eugenia non avrà fratellini per il momento. Beh, veramente non mi aveva detto che eri proprio tu. È che io pensavo... Pensi troppo tu. Ma che cosa credi? Non fare così. C'è Eugenia. Ci potrebbe non vedere. Sempre tu da no. Vicino. No. Sei stanco? No. E tu? Com'è andata oggi? Benissimo. Cos'hai? Niente. Solo una gran fame. Vado a mangiare un boccone. E Eugenia? Eugenia? Deve essere nella sua stanza. Deve aver studiato tutto il pomeriggio. Non l'ho sentita per tutto il giorno. Ma no, non quello. Quell'altro. Quello del bar del tennis. A casa sua, no? Vedessi che casa che ha. Ma no, sono io che gli ho telefonato. Certo, lui non si decideva. Ma poi che furia. Cosa vuoi che ti racconti? È successo di tutto. E chi lo fermava più? Ha cominciato dal collo, poi sul seno. Poi sempre più giù, strappando, rompendo. Sembrava che mi volesse togliere la carne con le unghie. Pensa che puttana, troia e vacca erano le parole più dolci. Accidenti, una vera forza della natura. E chi era questo fortunato Nembo Kid? Sentiamo. È arrivato mio padre. Sì, a domani. Con chi parlavi? Con Nicola. E anche Nicola ti racconta le sue storie. Ma sono come le tue o sono diverse? Penso che siano come le mie. Che attrice straordinaria che saresti stata. Ma come ti sei combinata? Questo sciallettino che... stavolta qualcosa di vero c'è. Finalmente l'hai trovato qualcuno disposto. Basta. Basta, non è più ora. È tardi. Tardi. Elisa. È tardi. Tardi. Elisa, aspetta. Devi dormire, da brava. E copriti. Copriti, domani avrai mal di gola. Lasciala stare. No, non essere impaziente. Abbiamo tempo. Tutto il tempo che vogliamo. Chiudi gli occhi. Basta, su, lasciala in pace, andiamo.
Vedi? Dorme. Vieni, ora possiamo. Perché mi hai dato uno schiaffo? Non mi hai mai dato uno schiaffo. Mi hai fatto male, sai? Mi brucia ancora tutta la faccia. Faccino, faccino. Prendi questo, su. Hai le mani grandi, tu, eh? Elisa, ti prego. Tutti gli uomini devono avere le mani grandi per schiacciarsi! Le tue dita sui tasti sono come farfalle. Un mazzo di rose con gli auguri più belli di una lunga, splendida carriera. Ti odio! Piangi? Ti odio, ti odio, ti odio! Ti lascio non lo sola, sai che posso fare, perché tutto diventi odoroso di glicini, di petali di rose, di gelsomini d'arabia, di 18 anni e 4 mesi. Come se ci fossimo sposati oggi. Sì. Vieni, vieni. Voglio darti tanti figli, tutti maschi, tutti belli, grandi, vigliacchi, schifosi, porci come te, da odiare come odio te, perché io ti odio, io ti odio, io ti odio, io ti odio. Li ha portati una ragazza appena adesso. Ha chiesto notizie della signora e mi ha detto di salutare la signorina. Nicola! Elisa ora starà bene, a lei penseranno i medici. Sì, andare via da tutto. È assurdo conquistare così la propria libertà a spese degli altri. Io ho il diritto di ricominciare. Ci saranno più errori. Non ho tempo per sbagliare. Sai quanti anni sono che abito in questa casa? 18. E mi sembra di vederla per la prima volta. Hai idea tu cosa sia una casa? No, bisogna avere il coraggio di ammettere
che ogni cosa va benissimo e che non c'è bisogno di preoccuparsi di niente. Questa è la vera rivoluzione. Ecco, ma pensa che significherebbe per un uomo rendersi conto che non c'è niente che lo preoccupa. Ho ragione. Sei stanco. Riposati adesso. No, devo finire di fare le valigie, amore. Sai, voglio andarmene. C'è tempo, sdraiati un po'. Ma era per te. Non volevo farti star qui. È un riguardo che ti devo. Io ti devo molto, sai. Non guardare l'orologio, l'importante è che tu stia tranquillo. Non pensare a me. Non so ancora se partire in macchina o in treno. Mi piace molto guidare. Mi dai una sigaretta, per favore? Però negli ultimi chilometri viene sempre un po' di sonnolenza. È strano, vero? E in questo letto, invece, che non riesco più a dormire. Saranno questi orrori che mi circondano. Le cose nella vita bisognerebbe solo usarle e poi distruggerle. Ah, i fazzoletti, dovresti farmi il piacere di metterli. Sta tranquillo. Che ore sono? Vuoi qualche cosa da bere? Sì, ti ringrazio. Torna un whisky. Subito.